Andiamo a vedere l'arrivo. Thank you.
quando per quel garage. Dai Samu! Ha già dato qualche minuto a tutto il gruppo delle donne. Corridore alla partenza ha già avuto un problema con la sua bicicletta, pare una foratura e stia cambiando la gomma. Dai! Corticella, il bivio di Corticella che si intravede forse lassù in cima se doveste vederlo dall'inquadratura, comunque fidatevi sulla parola e
oggi per alcuni corridori vi è stata un po' sfortunata la situazione. Perché? Perché un paio di corridori appena partiti, dopo pochi metri, erano già lì a cambiare la ruota davanti alla gelateria da Vitto. Due corridori, di cui uno, se non mi sbaglio, che al 289 è arrivato più o meno da queste parti, perché l'ho visto prima che scendeva giù, che si portava la bici a mano più o meno, comunque era ritirato, perché gliel'ho chiesto, gli ho detto: ma hai forato di nuovo? Sì, le parole, o non ha tenuto la gomma che ha messo, era difettosa anche quella, c'aveva dei problemi. Fatto sta che quella persona lì non ha fatto neanche 5 km di gara in bicicletta. Per il resto, ora abbiamo visto venire giù un altro corridore, numero 115 se non erro, che anche lui c'aveva dei problemi, perché sembrava che avesse il cambio che fosse andato per i fatti suoi, si vedevano un po' i cavi un po' mezzi arrotolati del cambio posteriore, se non mi sbaglio. Insomma, non proprio il massimo per alcuni corridori, però per il resto spero sia andata tutto bene. Ora aspettiamo che scendano giù i primi corridori da ritorno da Lumarzo e Panesi, poi sono passati e poi ritorno passando di nuovo dal bivio di Colle Caprile, poi riscenderanno giù per la stessa strada che hanno fatto all'andata, fino giù alla passeggiata, dove lasceranno le bici per percorrere gli ultimi 10 km a piedi. Ragazzi, è passata la scorta, quindi praticamente da qui in poi dovrebbero incominciare a sboccare i corridori, e gente, dovrebbero arrivare a poco. Allora vediamo laggiù in fondo se sbuca qualcuno. Inizio della corsa, raga, eccoli qua. Eccoli. Yesemu. Eccoli i primi due. A bombazza sono passati. Uno dietro l'altro che vanno verso l'ultima prova della corsa. Due uomini. Ora vediamo se dovrebbe passare, magari non molto tardi, anche la prima delle donne che aveva approdato in spiaggia dopo la fine della gara di nuoto. Questo è il terzo corridore che passa ritornando verso Recco. Diciamo che i primi due sono passati all'incirca alle 14:30, minuto più minuto meno, vuol dire che ci ha messo su per giù, cos'è, un'ora ad andare su e ritornare giù, essere a questo punto. Non male, no? Ora aspettiamo il quarto, perché sono passati quei primi due che avete visto, quell'altro, l'inseguitore solitario che era il terzo. Eccolo qua, questo era il quarto, ora sta passando il quinto. Ah, una donna, la numero due. Forse è quella che è uscita per prima dalla prova di nuoto. Molto probabile. Eccola, quindi la donna è passata per quinta in generale, perché prima erano passati quella coppia di due uomini, poi il terzo, il seguitore dopo mezzo minuto, un minuto, poi questo quarto e subito dopo la donna, la numero due. Eccoci, qua ci sono altri tre. Ciao Luigi! Grande Luigi, Lulli, spettacolo, Lulli in settima posizione. Altri due. Qua c'è un gruppetto, sono cinque questi.
Questi qua sarà tipo la 25esima posizione su per giù, me ne sono persi qualche d'uno quando ho fatto il giro dietro, comunque ora vado giù verso il centro. Banti, saremo intorno alla 40esima posizione, mi sono perso un po' di gente che veniva giù. Qua siamo quasi all'arrivo, siamo di fronte all'hotel Do Vittorio. Ormai mancano poche centinaia di metri all'arrivo giù in passeggiata, poi lasceranno le biciclette e incominceranno l'ultima prova, cioè 10 km di corsa, 4 giri da 2 km e mezzo. Eccoci altri 3 ragazzi, saremo intorno 55esima, 60esima posizione, grosso modo, forse anche meno. E niente, ora andiamo giù a vedere la fase finale in passeggiata, così vedremo chi sarà il vincitore. E mi sa che qualcuno c'ha i crampi di questi qui. Stiamo già preparando per mollare la bici e andare a fare l'ultima prova, 10 km di corsa. Andiamo a vedere chi sarà il vincitore. Andy! Eccoli, eccoli. Beh, insomma, è un bel incitamento, direi. Ci sta. Sesto? È un quinto sesto.